Salve a tutti, io sono Enrico Romanelli e vi do il benvenuto a Time Out, giunto alla sua prima puntata targata 2021. Per chi fosse nuovo all'ascolto, Time Out è la trasmissione infrasettimanale di Quinto Quarto in cui analizziamo tutto ciò che avviene nel girone C1 di Serie B, vale a dire il raggruppamento accoppiato a quello della Pallacanestro Roseto in ottica playoff. Non perdiamo però altro tempo e buttiamoci subito a capofitto nel recap della quinta giornata di campionato, cominciando dal match tra San Vendemmiano e Monfalcone. La partita è terminata 80-77 in favore dei padroni di casa, giunti al terzo successo in 4 uscite. Quanto a Monfalcone, la sconfitta risicata non fa altro che aggravare la classifica, di cui i friulani occupano mestamente il fondo. Andiamo avanti con la partita disputata dalla capolista Vicenza sul parquet di Cividale. La squadra di Pillastrini era tenuta a riscattarsi dopo la cocente sconfitta nel turno precedente e non ha certo disatteso le aspettative. Cividale infatti riesce ad imporsi 75-70 guidati dai 21 punti dell'ex Roseto Giovanni Fattori. Il terzo appuntamento vedeva in campo Guerriero Padova e Vega Mestre. Nonostante il lungo calvario legato alle positività da Covid-19, ai padovani non tremano affatto le gambe. I ragazzi della Guerriero riescono a portare a casa una vittoria per 78-64, capitanati da un tentacolare Andrea Campiello, autore di 16 punti, 13 rimbalzi e 5 assist. Purtroppo, per una padovana al rientro, ce n'è anche un'altra costretta ad alzare bandiera bianca. Troppe le positività in casa Antenor Energia Padova per pensare di partecipare alla sfida con Senigallia, un incontro che, inevitabilmente, è stato già rimandato. Pertanto, tenendo presente il fattore Covid, la classifica all'indomani della quinta giornata presenta ancora la tramarossa Vicenza in testa a quota 8 punti. Seguono San Vendemmiano, Mestre e Cividale con 6 punti a testa. Un altro terzetto formato dalle due padovane e Senigallia insegue a quota 2. Chiude la graduatoria Monfalcone, ferma a 0 punti. Io vi ringrazio anche per oggi per questa puntata di Time Out e vi do appuntamento alla prossima settimana in cui analizzeremo quanto accaduto nella sesta giornata del girone C1 di Serie B.